In apertura di telegiornale una brutta pagina di cronaca, una bambina di 5 anni è morta a Rocca di Botte, un piccolo centro dell'Aquilano. Stando alla prima ricostruzione della tragedia, la bimba in compagnia dei genitori era intenta a giocare in un campetto sportivo quando sarebbe stata colpita alla testa da un pesante pezzo di ferro che si è staccato dalla porta di gioco. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto sono subito giunti i mezzi di soccorso. Dall'Aquila è arrivata anche un'eliambulanza del 118, ma per la piccola, originaria di Roma, ma spesso a Rocca di Botte con i genitori, non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo. Ora occorrerà ricostruire ogni tassello di quella che è una tragedia che scuote un'intera comunità del piccolo borgo aquilano.